Allora, se vuole venire il palcoscenico di qua, e Cutrufo sta in sala, quindi venite con me. Bravo, da tanto tempo. Buongiorno. Abbiamo fatto questo incontro con le maestranze, con il sovrintendente del Teatro dell'Opera, e questo viene in diretta conseguenza dell'incontro che abbiamo fatto ieri, in cui abbiamo avuto noi nel quel programma abbiamo sottolineato come le amministrazioni precedenti hanno di fatto depotenziato il Teatro dell'Opera, concentrando tutte le risorse e tutti gli sponsor privati sull'auditorio della musica, sul palco della musica, il che va bene, nessuno è contro il palco della musica, è sicuramente la più importante realizzazione di questi anni, ma noi riteniamo che il Teatro dell'Opera non possa essere depotenziato, perché teatro di rappresentanza nazionale insieme alla Scala. Due teatri di rappresentanza nazionale per l'opera sono, per legge del 67, sono la Scala e il Teatro dell'Opera, quindi bisogna investire in questo teatro, che deve essere messo in condizioni di competere a livello internazionale, che non ha nulla da invidiare e che deve servire per scommettere sulla lirica, perché la lirica è uno dei principali fattori di conoscenza dell'italiano, dell'identità e della cultura italiana nel mondo. Scusa, dicevi, è il secondo dopo? Dopo la lingua, Scala. Dopo la? La Scala. Lingua in generale. La lingua è il primo veicolo di identità. Sì, esatto, e secondo è la lirica. E quindi sostanzialmente si tratta di un patrimonio italiano conosciuto in tutto il mondo che deve essere fortemente rafforzato nel pubblico interno e che non può vedere questa disattenzione. Questo meccanismo fra l'auditorium e il teatro è uno dei tanti segnali dello squilibrio culturale che è stato creato dalle giunte centro-sinistra. Nessuno nega che siano state prese iniziative dalla giunta di centro-sinistra dal punto di vista culturale, ma spesso queste cose sono avvenute in maniera non strutturale, molto puntando all'immagine e quindi creando degli squilibri. Noi dobbiamo assolutamente fare in modo di riportare un grande equilibrio, una grande valorizzazione di tutta la cultura romana, di tutta la forma cultura romana, come vi ha spiegato il nostro amico. Il teatro tecnico quindi disponibile alla collaborazione con qualsiasi amministrazione, ma sovrintendente dovremmo studiare un programma di valorizzazione nella città e a livello internazionale di questo teatro, sfruttando molto il repertorio. Qui quando ci sono le opere classiche, del repertorio classico, c'è, spiegava la signora, c'è il tutto esaurito, quindi bisogna insistere sulla e far conoscere ai romani il più possibile la stagione e fare in modo che abbia una valenza internazionale attraendo qua, dando risorse soprattutto per fare in modo di avere degli eventi di carattere internazionale con i maestri e le orchestre. Ho un'ultima cosa, ieri di Francia ha detto adesso finalmente il centrodestra riscopre l'auditorium dopo che la è stato da noi criticato per alcuni aspetti della realizzazione dal punto di vista tecnico e dal punto di vista architettonico. Ciò non toglie che un'opera, c'è meglio l'auditorio della musica della Teca di Meglio e dell'Aria Pace, insomma. Ma poi spiegata di Francia che l'ideazione dell'auditorio è di Nicola Signorello, l'individuazione del sito è di Franco Carraro, l'appalto l'ha fatto Rutelli, la gestione è Bettini, punto. Più grossa perché abbiamo prodotto quest'anno migliaia di spettacoli. Cioè, sì. Purtroppo grazie, ciao. No, ciao, buon pomeriggio. Grazie ancora. Lanza domani. Lanza Gioacchino, Lanza Tommasi, quello è parente del Gattopardo.